Non serviva a nulla piangere, il cancro non sarebbe andato via comunque. Ho deciso di ridere ed ora mi ritrovo a sostenere quelle anime fragili all'inizio della malattia, che è inutile, fa paura. È vero, Teresa, fa paura. Una paura che può comprendere solo chi vive questa partita. Tu ci hai insegnato qualcosa e tutta la città oggi te lo riconosce. Quel sorriso radioso non lo dimenticherà nessuno, perché tu, grazie ad esso, hai ridato speranza a tanti che, come te, erano e sono impegnati nella battaglia per la vita. Ma non solo. Con il tuo agire a dispetto della malattia, hai donato vitalità anche a coloro che affrontavano grandi e piccoli problemi quotidiani. Le iniziative, il blog, i turbanti, i tuoi costanti aggiornamenti, tutto era un esempio per chiunque, Andriesi e non. Ed allora oggi ci uniamo al tuo coro nella battaglia. Fuck cancer. La tua scomparsa, cara Teresa, non è una sconfitta. Dal 29 aprile 2014, come tu stessa mi hai raccontato tempo fa, eri più forte, avevi appreso la consapevolezza che ti mancava, avevi migliorato i rapporti con le altre persone e poi hai aggiunto: non so come sarei stata oggi se non ci fosse stato il cancro, adesso non so neanche cosa mi aspetta l'indomani e mi piace non organizzare più la vita. È bellissimo aspettare quello che ti darà il nuovo giorno. Ora so quanto conti davvero la qualità del tempo. Nessuna sconfitta, Teresa. Tu ci hai insegnato a trovare il positivo in ogni aspetto della nostra vita e noi te ne saremo per sempre riconoscenti. Grazie, Teresa.